amici e amiche, per un nuovo appuntamento in nostra compagnia. Oggi mi trovo a Campobasso per assistere ai preparativi in onore dei festeggiamenti della Madonna del Monte il 31 maggio. È un atto votivo e celebrativo che i campobassani rivolgono alla Vergine. Tra un po' è tutto pronto, si stanno ultimando i preparativi per quanto riguarda l'infiorata. Il 31 maggio è un momento in cui grandi e piccini lavorano tutti insieme per festeggiare e ringraziare Maria. Grazie alla nostra mamma Maria, che ci daranno poche saluti a tutti quanti, specialmente a chi sta all'unica andiamo posto per bagna. Ecco. E per lei da quanti anni fa l'infiorata? Stella, quanti anni so? Sono a 15 anni. 15 anni. E come vive questo momento? Bellissimo, una soddisfazione che non vi ho che dire. Io sto lavorando non da oggi, sono 3-4 giorni. Venga da te, ti chiedo per piacere, mi dai due rose, me l'hanno tutto dato. Il Campobassano lavora e realizza questi tappeti meravigliosi per fede, per tradizione, per dire tutto, grazie. Per tutto, per dire grazie. Grazie alla Madonna nostra, grazie, che è una mamma nostra. È troppo bella. Signora Egna, vi vediamo all'opera in una situazione particolare, perché? Perché avete trasformato un po' la bottega di calzolaio del marito della signora Marianna nel quartier generale, un po' per la preparazione dei fiori e dei disegni. Sì, è vero, ormai è una bottega dismessa, quindi abbiamo pensato di ottimizzare l'utilizzo proprio per adibirla a quartier generale. Ci sono tutti i fiori che abbiamo preparato nei giorni scorsi, cercando di selezionarli per colore nei limiti del possibile, in modo da poter affrontare al meglio questa impresa di oggi pomeriggio. Tra scarpe, attrezzi, strumenti per insomma aggiustarle, fiori, un profumo veramente bellissimo, cosa si prova a preparare, a organizzare tutto questo? È un'emozione indicibile, soprattutto perché è fatto con grande sacrificio, visto che siamo tutte persone che lavoriamo e quindi ritagliamo il nostro tempo, proprio perché è una festa bellissima. Io posso dire, da non campobassana, che è una delle feste secondo me più belle che ha Campobasso, perché davvero la fede popolare, come dice Monsignor Brigantini, si unisce al cielo e terra. Lei di dov'è? Lupara. Allora, da Lupara a Campobasso, insomma, si è calata perfettamente nel tessuto cittadino. Sì, sì, decisamente. È stata la festa che ho amato di più dal primo momento che mi sono trasferita qui a Campobasso. E per esempio, tra il Corpus Domini, il Venerdì Santo e il 31 maggio, qual è la festa che più le piace? Sono tre feste completamente diverse, però io quella che amo in assoluto è questa, è quella del 31 maggio. Oltre ad essere un grazie alla Madonna che si proclama proprio a voce di popolo, e anche il trionfio dei fiori della natura che si risveglia. Sì, decisamente io dico che se noi siamo qui lo siamo per il sì di Maria, quindi se abbiamo questa fede e soprattutto grazie al suo sì, è nato tutto da lì, il sì di Maria, per cui dobbiamo esserle grate, riconoscenti e non dimenticarci, per chi ha fede, che lei è la mamma celeste e quindi protegge tutti quanti noi. Allora, evviva Maria, viva la fede e evviva anche Campobasso. Decisamente, un grazie a tutti coloro che hanno collaborato, alle persone che ci hanno aperto le porte delle loro case per farci entrare e poter accogliere i fiori. Noi abbiamo picchiato tantissime case e tutti hanno aperto le loro porte nel nome di Maria. E anche questa la fede? Sì, decisamente sì. Anita, sei giovanissima e sei anche tu impegnata alla realizzazione dell'infiorata. Sì, mi piace molto aiutare le persone e soprattutto alla Madonna, che ci dà la forza di andare avanti a fare il tappeto. Ringrazio anche la signora Marianna che ci ha aperto le porte per mettere i fiori e anche l'ospitalità per tutti quanti. Tu sei giovanissima, da quanti anni aiuti a fare l'infiorata? Ok, penso tipo 11 anni che sono qui, quindi per me è un onore aiutare le persone. Fa parte della tua persona, della tua identità e della tua cultura? Sì, esatto, proprio così. E sarà qualcosa che insegnerai anche ai tuoi figli in futuro? Sì, perché no? Aiutare il prossimo, quello è importantissimo.
I preparativi dell'infiorata sono terminati, le persone stanno mettendo a punto giusto gli ultimi dettagli in attesa della processione e della Vergine che arrivi appunto per le strade di Campobasso. Amici di Viaggi in Molise, rimanete in nostra compagnia per vivere ancora questo giorno così importante. Padre Giancarlo Maria Brigantini, vescovo dell'Arcidiocesi Campobasso Boiano, oggi Campobasso festeggia la Madonna dei Monti, la madre dei campobassani. Sì, è un momento molto commovente perché è molto partecipato, la bellissima giornata, i colori del cielo, la gioia, le tantissime infiorate rendono questa giornata memorabile, molto popolare, non per niente sofisticata ma molto vera. Soprattutto si sente di dir grazie a questa Madonna che ha aiutato, ha coagulato, ha tenuto insieme il tessuto cittadino. È un momento molto bello di gratitudine ma anche di riflessione. Ci dice anche per la coincidenza con la festa della Trinità che solo insieme noi potremo affrontare questa tremenda crisi in Europa, Germania e Grecia, ricchi e poveri, nord e sud, chi è in crisi, chi perde il lavoro, cioè in una sinergia che permette di dare a questa festa un valore sociale e oltre che religioso di grandissima importanza. La Madonna dei Monti viene festeggiata oggi in preparazione anche alla, non solo come chiusura del mese, la Madonna dei Monti viene festeggiata oggi 31 maggio in chiusura del mese mariano, ma Campobasso aspetta anche un'altra festa, e cioè il Corpus Domini, quindi la Madonna dei Monti oggi, poi la Trinità e poi il Corpus Domini, un triduo molto particolare. Sì. Lo sguardo si allunga fino alla tenda dell'Eucaristia che pianteremo giovedì, la grande esperienza di adorazione, di accompagnamento, i misteri, sono tutti i momenti in cui la fede popolare, la dignità di questa esperienza con San Giorgio, con la processione del Teco Vorrei, sono quei quattro grandi momenti che danno alla città identità e speranza, e ci auguriamo anche futuro e forza nella crisi. Il 31 maggio è un giorno sempre molto significativo per Campobasso. Sì, è vero, questa è una festa molto sentita dai campobassani. Io sono un campobassano acquisito, quindi la vivo un po' più con distacco, però vedo che i campobassani ci tengono molto alla Madonna del Monte. Lei di dov'è? È originario di Riccia, però vivo a Campobasso da tempo. Beh, insomma, tra San Giuseppe e Maria... Lei comunque è sempre molto partecipa a queste feste. Sì, partecipo sempre, anche per San Giuseppe. Signora, oggi si festeggia la Madonna dei Monti, una ricorrenza molto importante che il campobassano sente. È una festività, è una ricorrenza, è una festa sentitissima perché è la nostra Madonna, è la Madonna della nostra città e quindi... La veneriamo, la adoriamo e la seguiamo dovunque le vada. La Madonna dei Monti è la mamma dei campobassani? Sì, assolutamente sì.